Ragazzi, ciao, sono la Patti. Oggi voglio fare un anello per me. Userò questa come stampo. Avrò bisogno della foglia d'oro, dei fiori secchi, la nostra mitica resina e il nero che userò come smalto UV. È uno smalto UV nero con anche la polvere di mica nera e poi delle ciotoline. Ok? Mettiamoci all'opera. Invento oggi, ovviamente, come ho sempre detto nei miei corsi, nessuno inventa nulla, si copia e poi si mette del proprio, quindi mettiamoci all'opera. Farò qua, mettendo un po' di resina, della foglia oro, quindi tolgo momentaneamente questo, lavorerò su questo con la mia foglia oro e la resina. Quindi metto la resina e la foglia oro insieme. Lavoro un po'. E metterò al centro la foglia oro tutta spezzettata perché voglio che sia un contrasto poi con il nero, quindi voglio che questo si veda. Io sto lavorando a rovescio perché ovviamente questo poi sarà girato, sarà o un ciondolo o un anello, valuterò quando finirò di lavorare. Metto ovviamente via la resina del mio pennellino. E vado a inserire 120 secondi di lampada. Farò 120 secondi, no, diciamo un po' meno, perché poi devo fare anche il dietro. Io, ragazzi, metto i guanti perché ho avuto un'allieva, purtroppo, che è stata, non lo sapeva, aveva usato con grande facilità la resina senza nessuna accortezza e ha iniziato ad avere una reazione. Quindi, ragazzi, mettetela sempre i guanti in cotone, in silicone, metteteli sempre perché non si sa mai. Ora giro lo stampo, nonostante non siano ancora passati 120 secondi, faccio un po' davanti, un po' dietro, quindi. Io quando la resina che mi rimane, ovviamente, la voglio usare per altre situazioni, la copro con l'alluminio oppure io ho preso dei contenitori neri che inserisco dentro. Ora vediamo se riesco a trovarlo, ve lo faccio vedere. Nel mio caos di laboratorio, che ovviamente adesso non visualizzo, ma adesso vado a cercarli e non li trovo, niente, poco male, perché non li uso più tanto quei contenitori, perché finisco sempre la resina in maniera immediata. Ma in alternativa io ho questo in pratica è il rotolo dello scotch finito che io metto sul tavolo, metto la mia resina e poi lo copro con una qualsiasi piattina in alluminio piuttosto che in cartone, così la resina non vede la luce, perché la resina ovviamente patisce, viene, si solidifica con la resina UV. Ok, immagino che adesso voglio finire un attimino
di far raffreddare il pezzo, perché adesso si è un po' ovviamente riscaldato. Valuto se c'è bisogno ancora di un po' di oro, perché vedo che non è ancora perfetto, quindi vado a mettere ancora un po' di foglia oro, perché voglio che sia tutto bello preciso. Vedete qua manca, quindi lo vado a mettere e poi catalizzo ancora. La lampada si è aperta senza che io gli chiedessi nulla. Se sentite il TikTok è perché metto il tempo per le mie cose, perché poi ho altri impegni e io mi faccio prendere, come tutti noi quando creiamo, e non mi accorgo del tempo che passa. Quindi ho deciso di fare così quando mi metto a lavorare, che sia pittura, resina, ma lo faccio anche con le allieve, perché andiamo sempre oltre ai nostri orari. Ok, adesso faccio sempre una veloce catalizzazione di 10 secondi. Ok, adesso qua intorno metterò sempre della resina, ma questa volta con, ora vi faccio vedere, con dei fiorellini secchi. Quindi mettiamo la nostra resina sempre nella nostra ciotolina qua, e poi dei fiori secchi. I fiori secchi si mettono sempre dentro la resina, perché si evitano una serie di bollicine che si creano. Quindi io metto tutto qua, poi farò la mia composizione. Al momento valuto come, se sono tanto grandi i fiori li secchiamo più mi chiedo scusa, li accorciamo con la forbicina, con qualcosa insomma. Quindi qui tanto sono tanto lunghi alcuni gambi, quindi vado ad accorciarli. Quindi prendo uno dei miei fiorellini e li inserisco così. Guardo un pochettino, c'è un dritto rovescio, ma mi piace di più qua, da questa parte, quindi metto così. Poi metto ancora altri fiorellini di contrasto, bianchi. Poi metto gli stellini, come se fossero appunto una, creo una composizione. Poi ditemi se vi è piaciuta questa cosa, cosa ne pensate. Iscrivetevi al mio canale Patrizia Art School, farò altri video. Ce ne sono alcuni che sono proprio dei petalini, allora li creo così. Metto ancora un po' di resina, ma più che resina voglio mettere anche un altro fiorellino, in questo caso rosa, un po' più piccolo, lo voglio, perché lo voglio mettere come se fosse distante. Ok, sempre capovolto, vediamo questo se mi piace più da questa parte. Sì.
lo tolgo un attimino ancora, ci vuole un attimo di pazienza perché il pennello purtroppo si appiccica alla resina. Avevo dell'oro qua nel pennello che avevo usato, quindi metto anche un po' d'oro qua e là. Prendo anzi l'altro che avevo preparato e metto un po' di oro. Poi farò il fondo nero, quindi l'oro verrà molto in evidenza. Ok, adesso catalizzo un attimino, sposto tutte le mie resine, catalizziamo, catalizzo anche questo contenitore perché era pieno di... no, lo uso, guardate, faccio che usarlo. Questo devo togliere, questo perché io lo vedrò poi dal davanti, quindi non va bene questo. Lo mettiamo in un altro modo, così. Devo stare un po' attenta perché purtroppo la creazione deve essere, insomma, bellina anche da vedere, non così messa così, ok? Adesso metto ancora 2 minuti allora a catalizzare. Voglio mettere delle perline, in questo caso più che perline, no, ho cambiato idea, aspettate che... voglio mettere queste perline. Ovviamente le devo mettere capovolte, queste sono piatte, quindi devo metterle nell'altro verso. Vediamo un attimino. Dovrebbe andare. Metto la resina. Metto ovunque. Io facendo il video non vedo le varie bolle, quindi si creeranno sicuramente, perché lavorare con col telefono vicino non è semplice, perché ovviamente il mio pennello tocca il cellulare, quindi non vedo bene, dovrei avvicinare il mio supporto, quindi per adesso lo lascio così, lo faccio andare bene, però c'è da avere un po' di accortezza.
Va bene? Metterò ancora delle cosine un po' luccicose qua e là, eh? Qui sto proprio andando così di fantasia nel vedere, copiare e nella mia ovviamente idea. Quindi metto ancora della resina. Ancora 10 minuti. Metto ancora uno strato di resina, deve essere proprio e riempire proprio tutto lo stampo. Era più di 20 qua, ma noi blocchiamo tra due minuti, due secondi, basta, stop. Poi dovrò anche fare una catalizzazione dietro, adesso faccio ancora davanti. Io avevo la resina, l'avevo conosciuta forse 30 anni fa, ma non questa, quella è possidica. Avevo fatto il pavimento della mia vecchia casa con la resina. Un pavimento, ovviamente non parlo di casa proprio, ma in quel caso era del mio laboratorio che io avevo
all'inizio in un garage. Avevo fatto il garage con questa resina, poi dipinta con i miei modi di dipingere. Perché allora la resina, non so se ci fosse, e adesso la resina, questa UV, io ricordavo che c'era quella, tra l'altro carissima, costava un sacco. Ancora, io ho messo 120, ma ne farò meno. Dopodiché nella mia ciotolina io farò il nero qua, quindi qua. Adesso giro anche un attimino dall'altra parte, sicuramente si saranno create delle bolle, ma io adesso quello che voglio farvi vedere sono le idee, dopodiché ognuno le sviluppa come meglio crede. Adesso io qua in questa ciotolina metterò della resina, come la sto mettendo, chiedo scusa un attimino, resina, poi lascio così un attimino, metterò la resina qua, tolgo questa foglia oro che non mi interessa, quel pezzettino di oro non lo voglio, e poi metterò il mio colore nero, in questo caso quello delle unghie, se ce n'è ancora, se non lo vado a prendere, c'è quasi più, quindi adesso lo deposito qua. Lo raccolgo con un pennello un po' più grande, più lungo. Mescolo. Chiudo. Ok, adesso qua nel mio stampo metterò il nero, proprio così. Lo vado a cospargere ovunque. Adesso farò almeno un 60 secondi. Pulisco il pennello con l'alcol. Con l'alcol qua. Non so se farò di questo pezzo un anello o un ciondolo, lo valuterò come vi dicevo all'inizio del tutorial, al momento in cui lo toglierò. Controllo, ancora un po' morbido. Sta finendo di essere catalizzato.
E adesso che è finito, vediamo cosa ne viene fuori da questo stampo. Ok, bisogna un po' lasciarlo raffreddare. Oh, bellissimo, bellissimo, guardate che meraviglia. C'è qui un purtroppo una sorta di piccolo buco qua, ma lo dobbiamo andare a limare, non c'è problema. Come vi dicevo, bisogna avere un po' di pazienza quando si fanno i lavori. Io che faccio i video, purtroppo questa attenzione un po' la perdo, però voi che siete a casa tranquilli, prendete un'idea e poi fate la vostra. Quindi si è creato un buco, ma noi lo risolviamo, questo bucone qua che si è creato, vedete? Avete modo di vedere qua? Nessun problema, perché con la resina si può andare a correggere. Quindi andiamo a prendere la resina, a coprire anche quello che è questo particolare, lo prendo e lo metto. Allora, intanto metto ancora dell'oro qua, lo voglio un po' più bombato. Ok, questa è una mia scelta, poi ognuno fa ovviamente quello che vuole, Qua metto un po' di resina nel quello che era il buco, vado a rimetterne dappertutto, tengo adesso fermo in questo caso metto un punteruolo per tenere fermo il mio lavoro. Rimettere un po' qua il sesto, guardiamo se l'ho messo ovunque, se si riesce a coprire il buco. Lo sapevo perché quel fiore era molto molto grosso, però come ho detto non c'è problema, lo si rimette in sesto tranquillamente. Ma guardate che bello che è. Adesso decido io cosa fare, valuterò. Rimettiamo un po' la catalizzazione, 10 secondi sono sufficienti. Rimetto un po' di resina nello stesso buco. Si può correggere tutto, non vi preoccupate, non c'è niente dire. Magari cambia l'effetto. Cosa vuol dire? Che magari qua voi potete mettere una perla, potete mettere una qualsiasi cosa, non... quindi non vi preoccupate se ci fossero degli errori. Come anche qua io metto ancora un goccino così, proprio così, senza né arte né parte, perché voglio che si solidifichi un po' più a punta. Se i fiori sono scuri, come in questo caso, io a volte li dipingo di bianco acrilico, poi li lascio asciugare e li metto nella resina. Questo perché il colore diventa addirittura più brillante. Sono tutte cose che si scoprono facendo degli errori, cercando di fare sempre di più. Allora qua adesso devo mettere una mano proprio di resina proprio in tutta la mia mio pezzo. E poi, come vi ho detto, deciderò cosa fare. Se un anello, a me piacciono molto gli anelli un po' grossi, mi sono sempre piaciuti, quindi vedete che la bolla è sparita? Ecco, ben vengano questi errori in presenza, così sapete anche che si può rimediare, che non c'è niente di...
di impossibile. Magari cambia l'effetto, cambia quello che era la vostra idea, però l'importante è il però posso metterlo di nuovo a posto. Ecco, questa è la cosa più importante. Per pulire il mio pennello, sempre guardate che meraviglia, però anche un po' il fatto che sia un po' a rilievo, lo vedete? Tutte queste imperfezioni, vi assicuro, spariscono alla terza applicazione di resina, ok? Io, come vi dicevo, non so adesso se fare un ciondolo o se lasciarlo così. Eventualmente io metterei una sorta di ciondolo in questo modo. Questi li ho incollati io prima. Questo forse è troppo piccolo, ma lo posso eventualmente, ovviamente, far diventare più grande prendendone un altro un po' più grande. Quindi prendo questi, che sono dei blazer rotondi di varie dimensioni. Posso arrivare anche a metterne uno così e metterci sopra il mio ciondolo. In questo caso potrebbe essere un ciondolo. Oppure potrebbe essere un anello. Io amo le cose grosse, quindi questo lo posso applicare qua, poi ve lo faccio vedere una volta finito e ovviamente dovrò mettere un gancio dietro abbastanza grande, quindi questo. Quindi farò così, ok? Se non fossi contenta, potrei farne due, messi proprio così. È una vostra scelta poi quella di lavorare, come ho detto, le cose, i blazer, perché potrei metterlo così, potrei svilupparlo in un altro modo, cioè così, quindi blazer vicini, applicarlo sopra, fare il ciondolo senza questi. E qui purtroppo è la fantasia vostra, quindi senza questi, mettendolo proprio così. Anche così può dire la sua. Ok, qua io potrei anche arrivare a mettere un altro blaze piccolino, come qua, che adesso ci penso, e farne un'altra, fare un'altra bombatura, qua, semplicemente così. Ragazzi, spero di essere stata chiara, spero che vi sia piaciuto, mettete un like e ditemi cosa ne pensate. Ciao!